Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, l'avrete letto dal titolo, oggi voglio fare un altro di quei video di preferiresti o questo o quello, non so bene come definirli. Praticamente ci sono due scelte da fare e noi dovremo capire qual è più nelle nostre corde o alcune volte qual è la meno grave, diciamo. Penso che questa tipologia di video l'avrete già vista diverse volte qui su YouTube, è una roba secondo me molto divertente, permette anche di conoscerci meglio perché alla fine in base alle scelte che uno fa, si capisce molto di quella persona, secondo me. Giocateci anche voi da casa, un po' come se fosse caduta libera, chi vuole essere milionario o qualsiasi cosa, voi date le risposte nella vostra mente. Io adesso prendo il mio telefono e apriamo l'applicazione. L'applicazione si chiama proprio Preferiresti, quindi se poi volete provarlo anche voi a casa con i vostri amici e quant'altro, Preferiresti si chiama, semplicissima. Allora, preferiresti andare a casa del tuo partner dopo il primo appuntamento oppure invitare il tuo partner a casa dopo il primo appuntamento? Vabbè, io direi invitare il mio partner a casa dopo il primo appuntamento, visto che vivo da solo. 45%, il 55% decide di andare a casa del proprio partner. Magari non vogliono che sia troppo nella loro privacy, che cavolo ne so. Poi ci sono alcune proprio che non riesco a capire, tipo, preferiresti indossare un vestito sporco o indossare un vestito strappato? Vabbè, vestito strappato, scusa, perché devo indossare un vestito sporco che poi magari puzza? Infatti il 65% decide di andare in giro con un vestito strappato, a parte che la maggior parte dei miei jeans sono tutti strappati, quindi ma non strappati perché li ho strappati perché li ho proprio già comprati così, quindi per me è la normalità, ecco. Preferiresti fare l'amore su uno yacht o fare l'amore su un elicottero? Beh, sull'elicottero tutta la vita, ma perché io tra il mare e l'altezza, diciamo, cioè non è che ho la fobia delle navi, delle barche, però io mi chiedo, come fa una roba così grande a galleggiare? Lo so che è una roba scientifica, fisica e tutto quanto, perché voi direte, ma come fa un aereo a volare? È la stessa cosa. Però io tra l'aereo e la nave mi sento molto più sicuro andare sull'aereo piuttosto che sulla nave. L'elicottero è vero che non è proprio un aereo, è un po' pericoloso, però direi comunque elicottero. 79% lo yacht sceglie, forse magari anche per una questione di comodità, perché l'elicottero non è che proprio sia enorme, ecco. Preferiresti provarci con qualcuno che ti piace via SMS o provarci con qualcuno che ti piace faccia a faccia? Beh, faccia a faccia, chiaramente. Cioè, messaggi andava bene quando avevo 12 anni, adesso ne ho 28. Ecco, non è che ci provo con qualcuno lì tutto il tempo a messaggiare, se provo delle emozioni nei confronti di una persona. O comunque voglio dichiararmi a una persona, cioè penso che ormai ho la maturità tale per farlo. Non è che devo scrivere miliardi di messaggi, perché poi dopo miliardi di messaggi ti trovi lì al primo appuntamento. No, ci siamo già detti tutto per messaggio, non ti preoccupare, 3 mesi che parliamo, quindi non c'è più nulla da dire. 69% appunto sceglie di provarci con qualcuno che ti piace faccia a faccia. Preferiresti bere solo caffè per un mese o bere solo alcol per un mese? Solo caffè per un mese, sono astemio, quindi assolutamente solo caffè. E il caffè invece è proprio come se fosse una mia droga. Io non riesco a stare senza caffè. Cioè, ne faccio veramente tanti, ne prendo veramente tanti. E al mattino, in media, beh, appena mi alzo, se io non prendo il caffè, non apro neanche la bocca, non rivolgo proprio parola a nessuno. Prendo il primo caffè, dopo un'oretta, un'ora e mezza, ne prendo un altro. Poi dopo pranzo, poi a metà pomeriggio, poi un po' prima di cena, poi dopo cena e ne prenderò almeno 8-9 tutti i giorni. Preferiresti essere tradito e non saperlo mai o tradire qualcun altro e doverglielo dire? Essere tradito e non saperlo mai, perché occhio non vede, cuore non duole. E poi, cioè, se sono cornuto e non lo so, io me la vivo bene tutti i giorni, nel senso, non penso neanche a questa cosa. Invece se tradisco qualcuno e devo andare a dirglielo, cioè, a parte che avrei comunque il rimorso di aver tradito questa persona, e in più devo anche andare a dirglielo, quindi essere tradito non saperlo mai. Il 55%. Preferiresti festeggiare con le celebrità o festeggiare con i tuoi amici? Beh, festeggiare con i miei amici, con le celebrità... sì, magari uno dice, ma sono famosi, e che cazzo me ne frega. Cioè, nel senso, se devo far festa, preferisco che ci siano i miei amici che conosco, con cui ho un bel rapporto, facciamo festa tutti insieme, ci divertiamo tutti insieme. Celebrità oggi ci faccio festa, poi domani, chi se ne frega, cioè, non so neanche chi sia io. Con i miei amici, infatti il 67%. Preferiresti sapere quando morirai o sapere come morirai? Questa, raga, è tosta, perché uno potrebbe dire, quando morirò? Ma se io dovessi sapere, immaginate questa cosa, che domani, tra 100 anni, il giorno X è il mio giorno, io quanto me la vivrei male questa cosa? Cioè, tutti i giorni penserei, cavolo, mi mancano 5 giorni, 4 giorni, 3 giorni, e quella giornata lì, cioè non lo so, sapere quando morirò mi sembra di avere i giorni contati, ok? Tanto quello è l'unica cosa di certo, prima o poi tutti moriamo, quello è proprio l'unica cosa di sicuro. Però sapere quando, vorrei invece vivermi la mia vita in totale libertà. E come morirai?
Cioè, se io dovessi sapere che, faccio l'esempio, morirai mentre sei seduto su questa scrivania a registrare un video. Ah, io non ne registro più di video qua. Perché? Perché dico, cazzo, se io devo morire su questa sedia, non mi siedo più su questa sedia, quindi scampo alla morte. Non lo so, è difficile. Quando morirai o come morirai? Forse come morirai. Infatti 49% e 51%. Preferiresti avere occhi che possono filmare tutto o avere orecchi che possono registrare tutto? Penso occhi che possono filmare tutto e vi spiego il perché. Perché se i miei occhi in questo momento, se sto filmando, un po' come i nuovi Ray-Ban che filmano mentre quello che guardi, ecco. Io decido, cioè decido, comunque sia, registro solo quello che vedo, ok? Quindi in questo momento sto guardando il mobile, registro il mobile, sto guardando la videocamera, registro la videocamera, sto guardando il muro, registro il muro, avete capito? Mentre se io avessi orecchie che possono registrare tutto, anche magari quello che non sento, cioè, molte volte è vero che uno dice, ah, io vorrei scoprire la verità su quella roba lì, vorrei sentire cosa si sono detti quelli là, magari stavano parlando di me o che cavolo ne so. Però molte volte vi posso garantire che a non sapere le cose si vive molto meglio. Io lo dico sempre, a volte fare lo stupido o fare l'ignorante te la vivi meglio perché non sai le cose. E quindi sempre sta voglia di sapere tutto. Però, cioè, un conto o uno si ha cultura, quindi vuole sapere delle cose di un determinato argomento, va bene. Però mettere sempre, come dire, il dito nella piaga, ascoltare sempre le conversazioni degli altri, o voglio sapere cosa dice quello di me, voglio sapere quello cosa pensa di me. Fregatevene cosa pensa gli altri di voi, che cazzo ve ne frega. Quindi avere occhi che possono filmare tutto. 66% lo pensa come me. Preferiresti essere più intelligente del tuo partner o avere il partner che è più intelligente di te? Forse sceglierei il partner che è più intelligente di me. E vi spiego il perché. Io ho sempre questa teoria. Se uno si circonda di persone più capaci di lui, più intelligenti di lui... Cioè, vi faccio questo esempio qua della fotografia, ok? Io scatto foto ormai da diversi anni, circa 10 anni praticamente. E ho avuto a che fare con tantissimi fotografi, tantissime modelle. Sia magari collaborazioni con fotografi, quindi andiamo a scattare insieme qualche foto, ma così magari solo per divertimento. E mi rendo conto che, diciamo che il mio campo è sì, paesaggi, quelle robe lì, ma non tanto, più che altro la fotografia di ritratto. E mi rendevo conto che quando facevo qualche uscita fotografica, ma così per divertimento, per passare due ore, tre ore, quello che sia, con un fotografo magari specializzato in paesaggi, le mie foto automaticamente risultavano migliori. Perché? Perché lui mi insegnava i trucchetti del mestiere, le malizie di come scattare le foto, perché sembra facile a volte, oh, invitiamo anche fotografica, scatti così. Cioè, no, non è proprio così. C'è gente che studia da tanti, tanti anni e magari rompe la regola per fare una regola propria, ok? Vi faccio l'esempio, io tipo mi sono, tra virgolette, inventato la mia regola su come scattare le foto alla Via Lattea o alle stelle. E che poi, vabbè, magari lo approfondiremo poi in un altro video, non mi sembra questo l'argomento. Quindi questo cosa vuol dire? Che se il fotografo invece di paesaggi non ha mai scattato ritratti, viene con me a scattare ritratti, automaticamente io gli insegno trucchi, segreti, malizie che io ho imparato durante tutti questi anni appunto di ritrattistica. Perché i fotografi dicono, no, quelli sono i miei segreti, io non gli insegno i miei segreti. Ma tanto, ma di cosa hai paura? Se ti ritieni bravo, se sai di essere bravo, se sai di essere, non dico il migliore, però comunque uno dei migliori, cosa hai paura della concorrenza? Tanto quello che scatti tu lo scattano gli altri. Cioè... non c'è una scienza dietro la fotografia, c'è solo tanta inventiva e tanta arte e tanta immaginazione, ok? Tanta creatività. Quindi se sai di essere bravo, non temere gli altri. Anzi, io preferisco, appunto, vi ho fatto questo esempio della fotografia e poi mi ricollego alla domanda, andare in giro con persone sia in ambito lavorativo che in ambito di amicizia, comunque che sanno più di me. Perché così, non so, è come se io imparassi da loro, ok? Mi piace imparare, tutto quello che mi interessa mi piace imparare, mi piace conoscere, mi piace studiare. Ok, quello che non mi interessa, no. Però nella fotografia, nel videomaking e tutte queste cose qua, se io uscissi o comunque andassi in giro, collaborassi solo con persone più brave di me, in automatico divento più bravo anch'io. Quindi io non credo questa cosa del io sono più bravo, porto con me dei fotografi che sono nettamente più scarsi di me, perché così gli faccio vedere chi è il migliore. Sei un coglione. No, quelli più scarsi probabilmente la stanno ragionando nel modo migliore perché dicono io vado con lui che è più bravo, così imparo delle cose. Non si tratta di rubare la tecnica, tutte queste cazzate qua, no. Io trovo che nella fotografia o come in qualsiasi tipo di arte ci vada la collaborazione, come in tutto, ok? Se io collaboro con tanti fotografi molto bravi, divento molto bravo anch'io. Quindi assolutamente
avere un partner più intelligente di me, per i motivi elencati. Vabbè, non voglio rifare tutto il discorso, comunque avete capito. Preferiresti mantenere un segreto con il tuo partner che ti sta mangiando vivo, oppure dire quel segreto e ferire i suoi sentimenti? Allora, qua la punteggiatura non è proprio corretta, comunque ho capito. Allora, io trovo che alla base di ogni relazione, che sia di amicizia, che sia una ragazza o un ragazzo che sia, ci vada sempre la sincerità. E non è che lo dico perché voglio farmi bella davanti a voi, no, non frega nulla, cioè sapete che io sono sincero. Se dovessi dire no, io mi tengo il segreto e sti cazzi, lo dico senza proprio nessun problema. Però mi rendo conto che se io dovessi rivelare un qualcosa al mio partner, non riuscirei a stare col segreto per troppo tempo, perché poi il mio atteggiamento cambierebbe, il mio partner si renderebbe conto che c'è qualcosa che non va in me e si rovinerebbe tutto. Quindi preferirei piuttosto essere sincero, sperando che l'altra persona apprezzi la mia sincerità, perché io da una parte potrò starmene zitto, però ho deciso di essere sincero e quindi vediamo un po' come reagisce l'altra persona. 67% dice dire quel segreto e ferire i suoi sentimenti. L'ultima, raga, perché mi sto dilungando troppo e poi magari vedrete solo 10 minuti, taglierò mezze domande. Però, preferiresti rendere pubblica la cronologia del tuo browser o rendere pubbliche le ultime 20 foto del tuo rullino fotografico? Rendere pubbliche le ultime 20 foto del mio rullino fotografico. Ma non perché ho qualcosa da nascondere sul browser, però vi faccio vedere anche voi, raga. Cioè, le ultime foto che ho scattato, cioè penso che la stiate vedendo in questo momento, è Mister, il mio gatto, coricato come un umano, perché lui si siede. Gli ho messo il joystick e sarà stato di, ma ve lo giuro, mezz'ora. Poi un'altra foto è questo scarabocchio, vabbè, ve lo racconto. Stavo guardando un film con dei miei amici e c'era l'immagine in copertina del film che tutti dicevano ma quello è un aquilo, no, è una persona. Ma come una persona? Non si vede la faccia. Allora ho fatto una foto molto vicina allo schermo, gli ho disegnato la faccia con gli occhi, il naso, la bocca per fargli capire come era sistemata la faccia. Quindi direi senza ombra di dubbio rendere pubbliche le ultime 20 foto. Vabbè, non ve le faccio vedere tutte, comunque avete capito, sono tutte così. Il 69% infatti sceglie quello. Raga, cosa dire? Spero che questo video vi sia piaciuto. Rispondete anche voi alle domande e scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate delle mie risposte. Se questo video vi è piaciuto lasciate un piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre alle 14:15.